Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Ed eccoci. Come ogni lunedì, ecco che sentiamo il nostro esperto su Van Gogh, Antonio De Robertis, che è uno studioso indipendente ed ogni volta ci fa scoprire qualcosa di nuovo sulla vita e sull'opera di questo grandissimo artista. Ciao Antonio, pronto? Ciao Nicla, oggi... un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie. Sempre. Grazie. Allora, non perdiamo tempo perché già mi hai detto che hai tante notizie da darci. Sì. Prego. Diciamo che l'agenda di questa settimana di novità è molto nutrita. Bene. Vediamo di fare una sintesi di tutto. Partiamo con Marco Goldin, che come sai è un grande organizzatore di arte, soprattutto impressionista, post-impressionista del Veneto, che ha annunciato su tutta la stampa italiana di star preparando la mostra su Van Gogh monografica, monotematica, più diciamo completa di tutti i tempi in Italia. Ah, però. Io stimo molto Marco Goldin come organizzatore. Sì, lo conosci. Ha un'abilità notevole ad attrarre gente, spettatori e visitatori, però in alcune cose non sono assolutamente d'accordo. Oh, così mi piace. Eccolo il vero Antonio De Robertis, non tanto sono per non smentirmi. Appunto. Ecco, Nicla, in primo luogo dice un po' una cosa che non è precisa, non è secondo me vera, perché io so di una mostra, tra l'altro ho fatto un post sul mio blog Van Goghiamo molto esauriente con foto d'epoca del febbraio del 1952 a Milano. Ci fu questa mostra su Van Gogh veramente eccezionale, con opere provenienti dal Kroller-Müller Museum, che allora era diretto da un direttore molto acuto, Abraham Amaker, che poi tra l'altro nel 1962 fu incaricato dal Ministero della Cultura olandese di redare il catalogo finale, quello che ancora usiamo oggi, uscito nel 1970 sull'opera Omnia di Van Gogh. Sì. E perché il Kroller-Müller? Che poi tra l'altro il Kroller-Müller è lo stesso museo che darà i quadri a Goldin per questa a mostra. Goldin. Quindi Goldin deve avere diciamo almeno la correttezza di dire la mia mostra è stata preceduta da una grande mostra a Milano. Sì. Che era più grande probabilmente di quella che vado a fare io. E la mia probabilmente è un doppione di quella che fu fatta nel 52, va bene? Perché è chiaro che il Museo Kroller-Müller ha 95 quadri e 250 disegni, o 150 non ricordo bene adesso al momento, di Van Gogh. Sì. E quindi i quadri sono sempre gli stessi. E sono sempre gli stessi. È chiaro, sono passati la bellezza di 65 anni da allora, no? Certo. È una mostra eccezionale, Nicla, perché sì. L'ambientazione a Palazzo Reale a Milano. Bellissimo Palazzo Reale. Una modernità per il 52, l'Italia è appena uscita dalla guerra. Sì. E c'è un'ambientazione di Luciano Baldessari, questo grande architetto razionalista italiano, sì. No? Nato a Rovereto, uno dei massimi architetti del dopoguerra. E ne ha fatto un'ambientazione con materiali nuovissimi, usando il linoleum per il pavimento, usando una plastica speciale per i muri. Fu una cosa eccezionale, e questo bisogna dirlo. Certo. Per onestà. Certo. Quindi la prima cosa è questa. Seconda cosa, sì. Io non sono assolutamente d'accordo, sì. Che oramai si organizzino queste mostre all'estero con una gran quantità di quadri di Van Gogh, va bene, perché i quadri di Van Gogh soffrono, sono molto materici, anche un piccolo scossone può far saltare via un pezzo di colore, perché tu li tocchi con le mani, se potessi ti rendi conto, no? È come se avessi un modellino di montagne da toccare. Diciamo che sono molto materici, quindi probabilmente magari sono più fragili, ecco, anche se non certo, sembrerebbe. Certo, e quindi anche metterli pure in casse con tutte le dovute precauzioni sono diventati troppo fragili. E poi la luce, perché è chiaro che questi spostamenti continui, i quadri sono sottoposti a uno stress,
di luce che il quale i Van Gogh non riescono più a sopportare. Tu sai che nel 1999 fu fatta una mostra sul dottor Gachet a Parigi. Sì. E il museo d'Orsay, che ha un laboratorio notevole per l'analisi, sì, e il restauro delle opere, fece un'analisi molto interessante, perché furono scoperti delle copie di quadri di Van Gogh che erano di proprietà del dottor Gachet, realizzate da questa sua governante, una giovane ragazza sì, di 22 anni, che era molto abile nel copiare i quadri, e fece degli acquerelli di ogni quadro. E cosa è successo? Che questi scienziati del Museo d'Orsay si sono accorti che mentre gli acquerelli hanno mantenuto i colori vividi di 100 erotti anni fa, 120 anni fa, i quadri di Van Gogh nel frattempo si sono notevolmente sbiaditi, soprattutto i rossi, a causa dell'eosina, che è un materiale contenuto nel rosso di Coccinella, che Van Gogh non usava dei colori purtroppo di grande qualità, perché non poteva lo sappiamo, eccetera. I rossi si sono sbiaditi, sono diventati adesso quasi un celestino chiaro, un rosé, no? Oh, caspita. E questo è stato dimostrato anche sul campo, perché hanno tirato via dalle cornici alcuni quadri di Van Gogh, tipo i due neonati, sì, che facevano parte proprio della collezione del dottor Gachet, se non vado errato, o comunque fanno parte del Museo d'Orsay, sì, e tirandoli via dalle cornici, la parte, quel centimetro che rimane, sì, nascosto dietro la cornice per anni e anni, decine, centinaia, per cento anni, ha un colore vividamente più vivo e diverso da quello di quello che gli sta di fianco, che noi abbiamo sempre visto. Capisci? Certo. Quindi sono assolutamente contrario. Cioè, tu dici, se volete vedere Van Gogh, andate nei musei dove si trovano i quadri. Ma non costano niente gli aerei. Allora, io oggi dico, come oggi, Goldin fa le mostre non certo per accontentare i vicentini e quelli della provincia di Vicenza, no? Lui come al solito vuole richiamare folle, perché vuole battere sempre qualunque primato, ma arriviamo a 400-500 mila persone in 6 mesi, penso che lui si immagina di arrivare a quel livello lì. Ma se tu devi spostare uno dalla Sicilia per venire a Vicenza a vedere i quadri di Van Gogh, questo qua fa più in fretta a prendere un aereo che costa 19-20 euro se lo prenota un mese prima, e va ad Amsterdam a vedere i quadri. A vedere i quadri, certo. Io non devo muovere i quadri oramai, devo muovere le persone. Lo so, ma a volte fanno queste mostre... È una politica sbagliata. Lo so, ma solo è una cosa economica, un'operazione economica ormai è diventata, sì, Antonio. Purtroppo, diciamolo, Nicla, si guarda solo al botteghino e basta. Questo non va bene, perché fra 10, 20, 50, 100 anni non vedremo più i Van Gogh come lui li ha fatti. Dove li vedremo? Sulle copie che il Museo Van Gogh ha fatto realizzare dalla Fuji ad altissima definizione. Ha fatto fare, mi sembra, 10 esemplari di ogni capolavoro di Van Gogh, e li vende ai ricconi, soprattutto quelli del Dubai, diciamo, degli Emirati Arabi, eccetera, 25.000 euro al pezzo. Ma dai! Rischiamo che tra 50-100 anni i nostri visitatori, invece di andare a Vicenza, dovranno andare vanno a Dubai a vedere del Brunei a vedere i Van Gogh. Vanno a Dubai, capito? A vedere i Van Gogh, perché... Sì, ma falsi, non veri. Certo, falsi. Certo. Ma è assurdo che un museo che detiene, come dire, la curatela di un pittore vende i suoi falsi, hai capito dove, certo, siamo arrivati? Infatti siamo... lucro per io, questo lo dico senza tema di mi denuncino pure, facciano quello che vogliono. Ma tanto non io lo fanno, perché... Io penso e so di essere dalla parte della ragione, va bene? Questa è una cosa gravissima. Questa prima notizia. Sì. Una seconda notizia è che un americano... crede di aver scoperto due quadri di Van Gogh e li sta sottoponendo, dopo una bagarre durata circa 2 anni, il Museo Van Gogh ha accettato di vederli. Non so perché ha accettato, perché uno è una natura morta, un ventaglio addirittura, e i ventagli li faceva Gauguin, ma Van Gogh in tutta la sua carriera non mi risulta che abbia mai fatto un quadro a forma di ventaglio, no? No, un quadro a forma di ventaglio?
No, diciamo, oh, si vede un ventaglio. Ah, ecco, si vede un ventaglio. Ah, ecco. Il quadro è sempre rettangolare. Però c'è la rappresentazione di un ventaglio. No, pensavo fosse un ventaglio. Cosa che Gauguin ha fatto spesso nella sua carriera, no? Ma Van Gogh sarebbe il primo caso. E c'è una natura morta con un vaso con tutto scuro, abbastanza scuro, con tre enormi margherite, se non girasoli, va bene? Sì. E io ho notato che il modo di dipingere queste margherite, questi girasole, non si capisce ancora bene, è ripresa da quei famosi 44 quadri falsi. Che erano in mano di Théodore Duret all'inizio del Novecento e che lui diceva di aver recuperato dall'Agostina Segatori, quando il negozio, diciamo, il ristorante di Agostina Segatori fallì, praticamente i quadri entrarono i quadri che erano rimasti nel negozio, nel bar, nel fallimento e quindi furono venduti. Però qui c'è una cosa che non quadra assolutamente. Théodore Duret o dice il falso oppure è stato gabbato anche lui qualcun altro, mi sembra un certo signor Prou, che era l'originario proprietario di questi quadri ed era di Anier, no? Dove abitava anche Emile Bernard, proprio alla estrema periferia di Parigi. Di Parigi? E è successo questo, te l'ho già detto, io nel 1994, guardando tutti questi 44 quadri di Théodore Duret, mi sono imbattuto in tre che sono esattamente copiati dalle due versioni dei girasoli. Ma sì, ne abbiamo già parlato. Si capisce benissimo. E allora, come avevo già detto l'altra volta, Van Gogh fece i suoi girasoli a partire tra l'estate dell'88 e il gennaio dell'89, giusto? Sì. La Segatori ruppe i suoi rapporti con la Segatori, penso attorno all'estate, luglio dell'87, un anno prima. Giusto? Quindi sono sicuramente dei falsi, perché la Segatori non poteva avere in mano dei girasoli di Van Gogh, ma si vede a occhio nudo che sono molto pacchiani, molto... Questi quadri qui hanno la tendenza a somigliare un po' a questi. Adesso vedremo il Museo Van Gogh cosa ha da dire. Quando lo sapremo, secondo te? Però il Museo Van Gogh dà delle risposte privatamente. Infatti. Poi non parlano mai di perizie. Un parere, questo è il nostro parere. Lo diamo a lei, proprietario, mi raccomando, non lo spenda al pubblico, eccetera eccetera, e quindi non lo sapremo mai. Falsi molto molto originali, quindi non lo sapremo mai, Antonio, cioè non lo sapremo mai a questo punto cosa dirà il museo. Se lo dirà questo signore proprietario che ha fatto la richiesta, dici? Va bene, aspetteremo. Oddio, se la risposta sarà positiva, con grande mio scandalo, diciamo, sicuramente lo sapremo, perché questa è la prima cosa che farà, andrà a venderli. Certo! Alle aste! È già pericolosa la cosa, perché se passeranno 2, 3, 10, 20 anni, vuol dire che questo signore qui è rimasto male, quantomeno. E questa è la seconda notizia. Poi la terza e ultima. Ci sono altre notizie in ballo, magari un po' meno interessanti, ma che meritano di essere raccontate. La terza notizia è che finalmente i due quadri recuperati in Italia di Van Gogh, la spiaggia di Scheveningen e la chiesetta della Chiesa Riformata, sono praticamente tornati in Olanda e verranno esposti al Museo di Amsterdam a partire, credo, proprio da domani. Ecco. Nel frattempo ho saputo che il Museo Van Gogh, per festeggiare questo ritrovamento e questa riproposizione delle due opere al museo, ha organizzato in tutta Europa un viaggio che si chiama Route in Europe. Praticamente ci sono, 13-15 località dall'Olanda fino alla Provenza, dove Van Gogh ha vissuto. Sì. E verranno,
come una specie di fai quando fanno in Italia, no? Ah, ok, luoghi, ho capito. Luoghi non sempre aperti al pubblico che in casi eccezionali vengono aperti. Certo. E quindi c'è proprio un sito, un blog, dove si possono prenotare addirittura delle visite guidate in questi luoghi. La cosa mi sembra abbastanza interessante, perché anche per esempio nel Borinage ci sono delle case dove lui visse eccetera. E questa è una cosa abbastanza interessante, sì, secondo me. Sì, sì. L'unica cosa è che logicamente ha un prezzo, perché questa gente qui non fa mai niente gratis, è sempre da pagare. Ma è ovvio. Il conto. Non sono come Via Roberti, alla fine ti presentano sempre il conto di quello che fanno. E quindi hanno un costo abbastanza alto questi tour? Non lo so, ecco. Non mi sono neanche interessato, Nicla. Tanto si sapeva. Tra l'altro, contemporaneamente a questa storia, in questi giorni, interversano degli articoli con un'intervista proprio video che hanno fatto recentemente, qualche anno fa, sì, a colui il quale si chiama Osram, mi sembra, Rudolf Osram, qualcosa. Quello che rubò i quadri, no, Octave Durham, eccolo qua, Durham. Octave Durham. Mm. Il ladro che insieme a un suo amico, collega, rubò questi due quadri, il quale ha asserito, con grande mia preoccupazione, che il suo intento, il loro intento era quello di portare via i girasoli. Va bene, se non vado errato la cameretta o addirittura i mangiatori di patate, meno male che non ci sono riusciti. Meno male. Però io dico, questa è la società moderna, invece di intervistare gli studiosi che hanno fatto... Intervistano i ladri? Notevoli. Tu hai visto recentemente sul mio Van Gogh Mouse Edition, no? Ho fatto una lista di tutte le cose in sospeso che andrebbero riviste, rivisitate, ristudiate insieme anche al Museo Van Gogh e ad altri studiosi tutti assieme, ma per queste cose non c'è tempo di intervistare i farabutti, e di questo magari ne possiamo parlare la prossima volta anche sì, Antonio sì. Di questi punti è la terza ma questa notizia. Poi intervistano i ladri. Un'altra notizia interessante, sì, non per me perché non è che mi interessi molto, a margine della Fiera del Mobile di Milano, sì, credo che la fanno a Monza sempre, hanno allestito nel museo Tadini, Emilio Tadini, che forse tu conoscerai. No, non sono mai andata. Questo design. Studio, allestito un museo per Emilio Tadini. All'interno del museo dei maestri d'ascia torinesi hanno allestito proprio uguale, precisa e identica come era la cameretta di Van Gogh, una delle tre versioni, che perlomeno poi sono quasi tutte e tre uguali, salvo il quadro delle pareti e qualche piccolo dettaglio, le tre versioni sono uguali. Quindi chi volesse a Milano o magari venendo da fuori passare qualche minuto, qualche mezz'ora, non lo so, sdraiandosi sul letto di Van Gogh, sedendosi sulle sue sedie, lo può fare benissimo. Credo che il costo non carino. Sia eccessivo. Carina questa. Salone del mobile. Sì, sì, sì. Ma questa è proprio carina, veramente. Tu andrai? Ma io non lo so, non credo che mi interessi la non cosa. Ti interessa. Tu hai da studiare, sì, ci sono da mettere a posto tante cose su Van Gogh, mica da star lì a fruire, no, un qualcosa di fittizio che poi tra l'altro è giusto proprio per fare una mostra e per far divertire le persone. Sì, sì, ovviamente. Bene, dimmi, hai un'altra notizia? Ma le notizie sono queste, sì, credo di averle date tutte. Abbiamo poi da parlare, ma le prossime puntate, sì, di quello che sta succedendo in Australia, dove so che già sta cominciando la bagarre, anche perché lì vedo già degli articoli che appaiono sulla mostra di Van Gogh organizzata da un ex funzionario del Museo Van Gogh a Melbourne, alla National Gallery Victoria di Melbourne, sì, con circa 60 opere, se ho capito bene, circa 40 quadri e 20
e 20 disegni, se non vado errato, dove purtroppo mancherà proprio il quadro più importante per l'Australia, no? Che è quel ritratto di uomo barbuto. Il ritratto di uomo barbuto che esattamente il Museo Van Gogh nel luglio del 2007 ha dovuto declassare a opera di un coetaneo, compagno di studi ad Anversa o a Parigi di Van Gogh, e lì nel museo con una etichetta umiliante che è stata messa da quella data lì, dicendo questo qui non è opera di Van Gogh, è opera di un suo compagno di studi. Purtroppo mi fa molto tristezza, no? Certo. Perché secondo me, con tutto il rispetto per i funzionari e gli scienziati del Museo Van Gogh, non hanno colto bene la situazione qui, no? Nel senso che tu sai che il personaggio del ritratto non si sapeva chi fosse, no? Infatti ne avevamo parlato, infatti. Poi il mio amico Ben Landé, parigino, uno studioso indipendente come me, ha ripreso la scoperta fatta da un semplice lettore di un giornale, mi sembra The Australian, in Australia, quando ci fu questo enorme interesse attorno a questa vicenda. Questo signore si accorse che questo ritratto assomigliava molto a un ritratto di un personaggio sulla copertina di un libro di Dostoevsky, no? Non so se Delitto e Castigo o qualche altro libro di Dostoevsky. E Ben Landé riprese la cosa e si scoprì che si trattava di questo pittore ucraino, Ivan Pavlovich Pokitonov, Pokitonov, ma logicamente sì. non si è arrivati a delle prove certe, no? Sì. Nel senso che Ben Landé ha trovato tante cose interessanti, per esempio che il Pokitonov era a contratto con il fratello Teo, no? Alla Musée Valadon, la ditta dove lavorava lui, sì. Quindi non poteva non conoscere la famiglia Van Gogh questo signore, no? Certo. E poi in base a lettere, in base alla ricostruzione biografica del personaggio, si sapeva che era a Parigi a quell'epoca, si sapeva che abitava nello stesso villaggio di artisti dove abitava Russell, dove Van Gogh era di casa. E quindi si conoscevano. La mazzata l'ho data io, devo dire, no? Perché due anni fa, nel momento in cui era ancora viva questa faccenda, sì. Sono andato a, non so, per fortuna, per una curiosità mia particolare, non lo so, sono andato a scoprire che tre ritratti femminili presenti nel Museo Van Gogh dal suo, dall'eredità di Johanna, no? Quindi di proprietà della famiglia da 130 anni, si può dire, sì. Erano rimasti senza nome questi tre personaggi, queste tre donne, no? Due donne adulte e una bambina. Io sono partito dal riconoscimento della donna giovane, che è Matilda von Wulfert Pokitonova, cioè è la moglie di Pokitonov, ma esatto. Questo è un'assoluta certezza, e anche se il Museo Van Gogh ignora infatti, purtroppo fa male, perché sono tre quadri che possiede nella sua collezione, no? Certo. Si pensa che Van Gogh... Dobbiamo salutarci fra un po', Antonio, te lo dico. Finito, Nicola, volevo solo dire, sì. Van Gogh ha fatto a più riprese nella sua carriera, almeno una volta per ogni periodo della sua carriera, un quadretto familiare di tutta una famiglia intera. Ecco. Si è occupato a ritrarre o insieme o da soli i componenti di una famiglia intera. Lo ha fatto la prima volta con Sien, la donna, la prostituta con la quale visse a Laia circa un paio d'anni, no? Sì. Di cui ritrasse la sorellina piccola, la mamma, e ritrasse la figlia e anche il figlioletto, che nacque dopo che lui si era messo insieme, ma non era suo, di Van Gogh, che sì, la donna, sì, infatti era già incinta, è vero, quando lo conobbe. E questo siamo nel 1882, agli inizi della carriera di pittore. Poi a Neumann nel 1885, come sappiamo, fa i mangiatori di patate.
per preparare questo quadro dei mangiatori di patate. Dobbiamo salutarci. Dei ritratti singoli di tutti i personaggi, del padre, della madre, del fratello e di Gordina Degroot, che è quella che vediamo nei mangiatori di patate proprio di fronte, sì, che sembra quasi che stia guardando noi, sì, no? Va bene? Però dobbiamo salutarci. Mi spiace, però questo... Concludo per dire, poi c'è stato il discorso della famiglia Roulin ad Arles, come tu sai, no? E quindi questa famiglia a Parigi, la famiglia Pokitonov, sarebbe l'unica famiglia ritratta interamente da Van Gogh. Da Van Gogh. Entra in questa diciamo schiera molto molto ristretta di lavori fatti da Vincent. Allora, questo, di questo magari ne parliamo. Insomma. Sì, poi la settimana ventura riprendiamo perché adesso proprio anche le cose che non potevo. Sì, esatto. Però noi dobbiamo salutarci, Antonio. Guarda, io ti ringrazio tantissimo, veramente, sempre per la tua grande disponibilità e per tutte le informazioni che ci dai. E ci diamo appuntamento lunedì prossimo alla stessa ora qui su Radio R. Va bene, grazie. Ciao. Un saluto a tutte e a tutti, e a te in modo particolare. Grazie, ciao. Antonio. Ciao, a lunedì prossimo. Ciao.